Buon pomeriggio a tutti. Iniziamo la seduta di oggi con la sessione del Question Time e appunto iniziamo con l'oggetto numero 144 che verrà presentato dal consigliere Morroni e rivolto all'assessore Bartolini. Mancata stipulazione dell'intesa prevista dall'articolo 3 della legge regionale numero 11/2014, disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea, disciplina dell'attività internazionale della Regione, relativa all'assistenza documentale e informativa che la Giunta regionale è tenuta ad assicurare all'Assemblea legislativa. Prego, consigliere Morroni. Grazie Presidente. Assessore, vista la legge regionale la numero 11 del 2014, che detta disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione Europea, nonché sull'attività internazionale della medesima Regione, ricordato in particolare l'articolo 3 della predetta legge, relativo alla cooperazione interistituzionale e agli obblighi informativi che al comma 8 dispone, che la Giunta regionale assicura l'assistenza documentale e informativa all'Assemblea legislativa secondo modalità definite d'intesa tra i due organi entro il termine stabilito dall'articolo 23, comma 2, lettera A. Evidenziato che l'intesa prevista dal sopracitato comma 8 avrebbe dovuto essere stipulata dalla Giunta regionale e dall'Assemblea legislativa entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in argomento, ovvero sia entro il mese di ottobre del 2014, dato atto tuttavia che a tutt'oggi l'intesa in parola non è stata ancora stipulata e che tale inadempimento incide negativamente sull'attività dei consiglieri regionali, perché vorrei ricordare che uno dei compiti che la richiamata legge si proponeva era quello di un rafforzamento del ruolo dell'Assemblea legislativa nel contesto della formazione e dell'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione Europea, anche per ovviare o quantomeno contrastare una tendenza che ahimè oggi si riscontra, che è una sorta di ruolo ipertrofico della Giunta regionale rispetto a queste tematiche. Tutto ciò premesso e considerato, interrogo la Giunta regionale per conoscere le motivazioni per le quali non è stata ancora formalmente stipulata con l'Assemblea legislativa l'intesa prevista dall'articolo 3,8 della legge regionale 2014, la numero 11, riguardante l'assistenza documentale informativa che la Giunta regionale è tenuta ad assicurare all'Assemblea legislativa. Questo aspetto, che a un primo approccio valutativo potrebbe sembrare marginale, è in realtà un aspetto propedeutico per consentire ai membri dell'Assemblea legislativa una adeguata consapevolezza e una capacità di lavoro che altrimenti risulterebbe, come risulta dalla prassi fin qui sviluppata, assai inficiata, con l'implicazione di pregiudicare quello che è il ruolo di indirizzo politico che l'Assemblea legislativa è chiamata a esercitare su una materia così importante e delicata. Io vorrei chiudere la presentazione di questa interrogazione rivolgendo un invito all'assessore, che mi auguro possa trovare accoglimento nella risposta che tra poco l'assessore fornirà, e cioè che vengano forniti tempi certi. Il ritardo è enorme, perché parliamo di un ritardo pluriennale, è un ritardo politicamente grave, quindi io mi auguro che l'assessore saprà dare tempi certi per ovviare a questa grave lacuna. E mi permetto infine di chiosare un po' il senso di questa interrogazione, che lo voglio preannunciare all'Assemblea, prelude ad una proposta che avanzerò nella mia veste di Presidente del Comitato di Controllo e Valutazione nella prossima riunione del Comitato stesso, cioè chiederò e proporrò ai colleghi commissari di avviare un'analisi sullo stato di attuazione della legge che ho richiamato, perché è una legge, ahimè, che ad oggi presenta molte luci sul piano attuativo, molte ombre, chiedo scusa, e le ombre sono più delle luci sul piano attuativo. E credo che sia invece un tema centrale, perché parafrasando Einstein potremmo dire che dovremmo sempre più occuparci di Europa
perché è lì che trascorreremo gran parte del nostro futuro. Grazie. Grazie consigliere Morroni, ricordo a tutti il rispetto dei tempi per poter portare a compimento il nostro ordine del giorno. Prego assessore Bartolini. Grazie presidente, grazie consigliere Morroni. Devo dire che questa sua interrogazione io la interpreto come del resto è in un atto di sollecitazione e effettivamente questa intesa, anche se è sostanzialmente pronta da quello che mi hanno riferito gli uffici sotto il profilo della documentazione, vanno fatti solo dei lievi aggiornamenti, ma il gruppo di lavoro congiunto tra Assemblea e Giunta regionale lo aveva completato. A questo punto mi rivolgo anche alla Presidente di questa Assemblea, nel senso che l'intesa ormai è pronta, io lo farò presente alla Presidente Marini, dovete solo sottoscriverla. Quindi sarà cura che dovete trovare insomma un'intesa per arrivare alla sottoscrizione. Grazie. Mi corre l'obbligo di intervenire per chiarire che la competenza degli uffici e dell'amministrazione del Consiglio regionale ha fatto quanto in suo dovere e ha rispedito i documenti in giunta, quindi procederemo prestissimo, spero, a questo adempimento. Grazie. Consigliere Morroni, vuole replicare? Sì, ringrazio l'assessore, ringrazio anche Presidente dell'Assemblea per questa doverosa ed opportuna precisazione. Avrei gradito, al di là del buon proposito, anche come avevo anticipato nella presentazione dell'interrogazione, un'indicazione di tempi certi, perché converrà con me l'assessore che il ritardo è un ritardo palesemente immane e quindi credo che, al cospetto dell'importanza dell'argomento trattato, entro brevissimo tempo, ma questo tempo va calendariato, si debba andare a superare questa lacuna. Grazie. Proseguiamo adesso ad interrogare l'assessore Cecchini, sarà il vicepresidente Guasticchi che presenta un'interrogazione rispetto all'allarme insabbiamento del lago Trasimeno. Prego vicepresidente Guasticchi. Allora, grazie presidente. Questa è un'interrogazione che ha un'urgenza particolare perché il tema del Trasimeno diciamo un tema talmente delicato e anche da un punto di vista temporale la velocità di risposta in un periodo dove il Trasimeno attira numerosi turisti da tutta Europa diventa anche un elemento strategico per far capire anche agli operatori turistici, agli abitanti del lago e soprattutto chi ama questo bellissimo specchio lacustre quale potrà essere il futuro del lago Trasimeno negli anni a venire. E un elemento strategico su cui ragionare è legato sicuramente al fattore insabbiamento. Il lago Trasimeno subisce da sempre questo fenomeno, l'insabbiamento dei porticcioli e dei canali che portano l'acqua nel bacino, ma soprattutto in questo momento, quindi in questo periodo turistico, chi sta pagando pesantemente questo, non diciamo questo incuria, ma sicuramente questa difficoltà operativa da parte degli enti preposti, anche qui dovremmo capire, assessore, quali sono rimasti gli enti preposti al dragaggio del lago Trasimeno. Quindi non avendo diciamo un'operatività diretta per eliminare l'insabbiamento, molti dei porti, molti darsene, diventano impraticabili, con le barche che rimangono chiuse all'interno dei porti e con impossibilità dall'esterno di entrarvi. Questo crea dei danni enormi da un punto di vista turistico, soprattutto in piena stagione estiva, ma crea problemi anche ai pescatori, che si ritrovano ad affrontare questo problema oramai da anni, quasi irrisolvibile per una legge, la cosiddetta legge Galasso, che ha definito di fatto i fanghi o le sabbie del lago Trasimeno come rifiuti speciali, alla stregua di bacini profondamente inquinati, magari che hanno la presenza e gli scarichi di grosse aziende chimiche, come può essere Marghera, e situazioni similari. Quindi quello che una volta era
un humus per i campi, era un concime naturale per i campi, di punto in bianco diventa, in virtù di una legge, rifiuto speciale. Il rifiuto speciale significa anche un trattamento particolare che prevede uno stoccaggio in bacini creati appositamente, in attesa poi, dopo che questi fanghi si sedimentano, di poterli smaltire proprio in discarica. Quindi capite, stiamo di fronte a una situazione kafkiana, oserei dire, nel senso che i soldi per dragare il lago potrebbero esserci, ma un dragaggio ordinario. Se noi dobbiamo seguire questo iter, e obbligatoriamente finora va seguito, perché mi ricordo da presidente della provincia che proprio alcuni operatori della provincia subirono delle denunce a causa appunto dell'applicazione di questa legge, ovvero quella sabbia, quel fango portati al di fuori del bacino lacustre diventano rifiuti, e per cui chi gestisce, chi tratta questi rifiuti crea, cioè di fatto va incontro a un reato. Allora, di fronte a tutte queste problematiche, Assessore, io vorrei capire se c'è, al di là di una strategia in termini di risorse, ovvero accedere a risorse europee per trovare il denaro necessario al dragaggio, capire come la Regione Umbria possa intervenire per evitare che la legge Galasso di fatto paralizzi completamente i dragaggi nel lago Trasimeno. Le idee e le proposte sono tante, per esempio una proposta fatta da esperti è quella di consentire tramite l'ARPA di valutare la pericolosità o meno dei fanghi nel punto in cui vengono dragati e poi in base a quello rilasciare o meno l'autorizzazione. Si può ugualmente operare all'interno dei porti cercando di spostare, di dragare la sabbia da una parte, cioè di liberare i canali per far uscire le barche. Questo potrebbe essere un intervento immediato, senza far uscire dall'acqua la sabbia e fango, cioè spostandole all'interno del bacino lacustre. Questi sono tutti interventi immediati che possono essere realizzati. Il problema vero è capire se si può intervenire a livello legislativo per far sì che questi fanghi ritornino alla loro accezione naturale e tradizionale, ovvero non agenti inquinanti, ma elementi naturali. E per concludere, ovviamente per dragare ci vogliono le draghe. Io ricordo la presenza di due draghe che erano di Umbria Mobilità, quindi oggi saranno, suppongo, di Bus Italia, poi magari l'assessore ci chiarirà, che sono parcheggiate, se non vado errato, a Tuoro. E così anche, esulando minimamente da quello che era il tema centrale, la presenza delle famose taglierine, che erano delle barche che tagliavano le alghe sotto il livello della superficie, e anche questo dava un'importante risposta alla crescita delle alghe, soprattutto nel periodo estivo. Questi mezzi sono tutti accatastati nei vari porti, quello di Tuoro l'ho visto io personalmente, mi dicono anche a Passignano c'è qualcosa. Volevo capire anche su questo fronte la Regione cosa può fare, ma soprattutto se questa competenza, che è una competenza operativa, può ancora rimanere legata alla Regione, o forse non è opportuno anche ridarla alle province che potevano gestirla con maggiori capacità di intervento. Prego, Assessore Cecchini. Sì, ma l'interrogazione pone diversi quesiti che hanno bisogno anche di articolare un po' la risposta. A chi stanno in capo le funzioni, come risolviamo il problema dei dragaggi e quindi del fatto che siano considerati rifiuti pericolosi, come si reperiscono le risorse. Le competenze relative, le funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza sono delegate alla provincia di Perugia, così come legge regionale 2 aprile 2015. Quindi alla provincia stanno in capo tutte le funzioni amministrative che riguardano le diverse questioni. È vero che le draghe oggi sono di Bus Italia, che naturalmente basta pagare e gli interventi vengono fatti. Il tema però non è solo questo, come ha evidenziato l'interrogazione. I materiali di dragaggio sono rifiuti,
che tra l'altro ai quali possono essere attribuiti più codici, materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose oppure materiale di dragaggio diverso che può essere trattato. E la materia ambiente, come sappiamo, è competenza esclusiva dello Stato e quindi in questo caso la Regione non ha alcuna potestà di declassare determinate diciamo, tipologie di materiali, ma può solo, così come sta facendo in queste settimane, in questi mesi, d'intesa con gli uffici della provincia, aprire un percorso con il Ministero dell'Ambiente per capire come si può portare avanti azioni che da un lato sono volte a migliorare la situazione del lago attraverso interventi e allo stesso tempo tutelano chi porta avanti queste opere, dal momento che appunto nell'ultima occasione, l'ha ricordato anche qui lei, e quando la provincia intervenne per fare opere di questo tipo, appunto ci furono provvedimenti a carico di chi lo fece. E quindi in questo caso c'è un lavoro che stanno facendo gli uffici proprio per capire come si può intervenire e superare la classificazione delle sabbie, la classificazione di tutto appunto il materiale drenaggio che così considerato è rifiuto speciale. Contemporaneamente c'è tutta la parte che relativa a come poi si realizzano questi interventi, dal momento che ci vogliono delle risorse che naturalmente la provincia non ha e che comunque in questo caso stiamo cercando di reperire. Nel pacchetto di richieste che a fine anno 2017 la Regione ha presentato al Governo, abbiamo inserito anche la richiesta di 5 milioni di euro per la manutenzione dei corsi d'acqua e per intervenire sulle frane e 3 milioni di euro per un intervento complessivo nel territorio del lago Trasimeno, relativo soprattutto ad interventi sui pontili, sulle darsene, i dragaggi e complessivamente appunto il risanamento di queste aree. Il CIPE ha deliberato, e per quanto ci risulta, ha deliberato complessivamente la somma, ma le risorse che erano destinate ad interventi per i fiumi e per le frane erano collocate dentro Italia Sicura, che in questa fase il governo ha chiuso definitivamente. Quindi, non essendoci più Italia Sicura, c'è da capire se le risorse stanziate dal CIPE sono sicure, dove sono state collocate. E le risorse per il lago Trasimeno, anche qui il CIPE ha deliberato, le risorse sono deliberate, ma a differenza di altri ministeri, quelli delle infrastrutture o dei lavori pubblici, penso al finanziamento della complanare di Orvieto ed altri, in questo caso non è stato specificato l'utilizzo e i progetti. E quindi è aperta un'interlocuzione con il Governo per capire che fine abbiano fatto le risorse che appunto stavano su Italia Sicura e quale finalità è possibile dare alle risorse che appunto avevamo chiesto per il Trasimeno. Contestualmente abbiamo, attraverso il piano di sviluppo rurale, intanto finanziato un progetto presentato dalla provincia di Perugia, questo riguarda l'isola Polvese, per interventi e valorizzazioni prevalentemente di carattere ambientale, sia per quanto riguarda il centro ambientale, sia per quanto riguarda la sentieristica, sia per quanto riguarda la ristrutturazione di locali che appunto serviranno soprattutto per finalità di educazione ambientale. Questo a dimostrazione del fatto che c'è un lavoro che viene fatto quotidianamente da parte della Regione per reperire risorse, per stare in contatto con la progettazione e quindi per il raggiungimento di questi obiettivi, e certo preliminare il lavoro da fare che è già avviato con il Ministero dell'Ambiente per appunto avere quell'autorizzazione che ci consente poi, una volta che siamo entrati in possesso delle risorse di cui parlavo, che ci consenta di intervenire senza incorrere in sanzioni, in provvedimenti appunto e sanzioni. Bene, prego per la risposta. Sì, le risposte sono esaurienti. L'unico problema vero è la tempistica, perché mentre
No, si stanno passando mesi su mesi e la situazione del lago peggiora costantemente. Capisco che non è una caratteristica solo di questo periodo, perché il lago ha una ciclicità di secche e di abbondanza d'acqua. Però è anche vero che mai come in questo momento il lago diventa anche un'attrazione turistica importante, per cui mentre una volta il problema riguardava prevalentemente i pescatori, e oggi riguarda pescatori, operatori turistici, commercianti del lago e anche abitanti, perché poi alla fine questo insabbiamento comporta anche altri problemi che rendono difficile la vivibilità di chi vive appunto intorno alle coste del lago Trasimeno. Quindi la ringrazio Assessore, speriamo di lavorare insieme su questo tema, soprattutto di programmare insieme quello che può essere un'attività propedeutica prevalentemente, magari creando questa commissione tra Regione, Provincia e Comuni del Lago, che possano ognuno dare un contributo, ma soprattutto una previsione per quello che partendo da gennaio possa trovare risorse e destinare risorse in tutto l'arco dell'anno.